Ciao a tutti. Oggi vi presento queste cenecce fatte da me in questo modo, che potete tagliare qualche questi che potete vedere a muro, però vedete a me a site tanti esempi. Che vuole dire? Tante persone mi hanno domandato va bene, io la compro, però come la monto? Io prima, vi dico, prima la usavo in questo modo a tavola, però dopo l'ho montato così per poter mettere polistirolo sopra. Montandolo così per fare prima prova, quando arriva a Cenecea a casa vostra, deci, la mettete così, mettete un supporto. Diciamo come questa polistirolo la mettete così a tavola, così, e dopo un polistirolo lo mettete sopra in questo modo per poter tagliare e lasciate abbastanza spazio tra filo e questo supporto per poter tagliare, perché lui entra tagliando dentro e non deve toccare questo supporto che è qui. E lo mettete così e eventualmente mettete sopra qualche pezza, diciamo, qualche pezza per va bene, qua a me spazio è piccolo questa tavola. Voi lo mettete o a terra o una tavolina più grande per avere abbastanza spazio per poter mettere tranquillamente questa polistirolo e qualcosa pesante sopra. Secondo modo in quale lo potete montare è il mio preferito perché potete lavorare tranquillo, è questo modo. Qui io ho messo due legna, diciamo, potete anche legni più fini, e ho messo due chiodi. Ho messo due chiodi per poter mettere polistirolo. Lo metto in questo modo, così, invece questa la posso togliere da qui, non c'è bisogno. Così. Invece ce l'abbiamo due legna, così, e mettiamo polistirolo in questo modo, così. Polistirolo sta in questo modo così, io li metto in questi chiodi per tenere un po' fisso anche qua. Polistirolo sta in questo modo e lui comincia a tagliare in questo modo tranquillo, lo potete mettere anche a tavola un computer e potete lavorare tranquillo. Che succede? Al momento quando facete così, quando avete a tavola così, un impedimento è che scritta può cadere. E così in questo modo sopra, scritta non cade, rimane dentro e così è meglio. E vi ringrazio perché mi avete guardato e vi invito per vedere anche i prossimi film in quale vi spiego come funziona diciamo questo filo per regolare temperatura per filo caldo, come funziona questo modulo da qui, come si taglia come tagliamo una immagine, come editiamo una immagine. Vi prego per guardare questi film, li faccio con piacere per voi. Vi prego per mi guardare come si fa tutte queste cose per lavorare tranquilli e in serenità. Ciao, vi aspetto al prossimo video.